Amici appassionati di business, buonasera, ben ritrovati dal vostro Matteo Vallero, come sempre, come siamo abituati a fare le storie di successo degli imprenditori italiani che sono al top e i loro segreti grazie al quale appunto sono stati anche in grado di ottenere degli ottimi risultati. Questa puntata in particolare la dedichiamo al settore dell'aerospaziale, segmento dell'aerospazio, con un'azienda di Napoli che si chiama Novotech e sono con noi il professor Leonardo Lecce. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Grazie per essere con noi. Grazie per l'invito. E l'ingegner Marco Barile, buonasera anche a lei, grazie. Rispettivamente sono l'amministratore unico e il direttore generale appunto della Novotech. Parto innanzitutto proprio da professor Lecce, Leonardo Lecce. Per quanto riguarda la storia di questa azienda, che è nata, iniziata in qualche modo già, se si può dire, dal suo percorso di studi negli anni 70, è vero? Certo, certo. Io mi sono laureato in ingegneria aeronautica nel 71. Ho avuto la fortuna di avere, diciamo, poi come maestro un grande dell'aeronautica, che è il professor Luigi Pascale, fondatore della parte navi e della Tecnam, e mi sono messo nel solco della possibilità di associare all'insegnamento e alla didattica anche la pratica operativa, lavorando e mettendo insieme appunto una società che all'epoca era una semplice società di servizi, che poi è cresciuta nel tempo fino ad arrivare alla società di oggi, che è una società di un certo rilievo nel settore. È nata come un'azienda, come un service sostanzialmente? Assolutamente sì, noi facevamo service alle imprese dell'aviazione generale che sviluppavano piccoli velivoli, in particolare quella del professor Pascale che si chiamava Parte Navia, sì. E poi abbiamo questo service, l'abbiamo, diciamo, diffuso un po' su tutto il territorio nazionale, andando a fare delle prove molto specifiche e tecniche presso altre aziende a Milano, a Padova, a Roma, insomma. Quindi da lì è nata questa, poi si è sviluppata nel corso degli anni, sì, con varie, diciamo, diversificazioni, sì, a seconda delle, diciamo, delle esigenze che ci venivano sottoposte prima dalle piccole imprese e poi anche dalla grande impresa. Noi siamo stati tra quelli che abbiamo contribuito allo sviluppo del più importante velivolo da trasporto civile che in Italia è stato fatto, che è il velivolo ATR, un turboelica. Ah, ecco. E abbiamo lavorato. L'avete progettato, diciamo. Abbiamo contribuito. Contribuito alla progettazione. Beh, complimenti, insomma, La cosa che più mi fa piacere è che noi attualmente collaboriamo ancora con ATR a distanza di quasi 40 anni. Quindi evidentemente si sono trovati bene. Assolutamente come si può dire, sì. Indubbiamente. Assolutamente sì. Va bene. Passo la parola all'ingegner Marco Barile per spiegare ai nostri telespettatori bene di che cosa si occupa la vostra azienda proprio nello specifico. Noi fondamentalmente contribuiamo a sviluppare nuove tecnologie. Un po' come diciamo del nome, giustamente. Esatto. Per conto di, veniamo identificati di solito dalle grandi aziende per supportare lo sviluppo di nuove tecnologie legate principalmente a nuove strutture aeronautiche innovative con materiali di ultima generazione, quali sono i materiali compositi, e possiamo essere considerati un riferimento per quanto riguarda il settore dell'automazione nei processi produttivi di materiali compositi, di strutture di materiale composito. Quando si parla di materiali innovativi, possiamo fare qualche esempio concreto? Di applicazione? Sì. Ad esempio sul 787, che è un velivolo realizzato con un materiale composito, sì, che è realizzato con fibra di carbonio e resine possibile. Quindi delle leghe, diciamo, esatto, per modo di dire. Quindi sono materiali molto leggeri, specializzati molto nell'introduzione appunto di tecnologie automatizzate per la produzione di strutture in materiale composito con processi di produzione fuori autoclave, quindi a basso costo, basso impatto ambientale, e diciamo stiamo cercando anche di sviluppare tecnologie che siano ecosostenibili e quindi con materiali di compositi riciclabili. Questo dell'ecosostenibilità è un tema di grande attualità e voi immagino lo state anche seguendo nel solco giustamente di un trend molto interessante. Torno al professor Lecce con una domanda molto semplice. Un'azienda come la vostra, nel suo settore, certamente una delle migliori, ma non l'unica, e dico per fortuna per l'Italia, perché ci sono tante realtà di eccellenza,
ma i nostri telespettatori vogliono sapere perché ci si rivolge proprio a Novotek, gli addetti ai lavori chiaramente. Certo, perché Novotek ha perseguito negli anni una filosofia di specializzazione e di collegamenti e di networking con gli apparati di ricerca e produttivi sia in Italia che all'estero, in Europa in particolare. Le aziende vengono da noi perché ci hanno conosciuti come un'azienda che è molto propensa all'innovazione e che ha la possibilità di affiancare le grandi e le medie imprese su questo settore della ricerca. Quindi ci vedono come un partner dell'innovazione. Quindi loro quando cercano innovazione sanno che noi possiamo darle qualcosa di veramente innovativo. Possono contare su di voi, certo, quando certo. Si tratta di innovation. Assolutamente sì, loro vengono da noi per questo. Novotek nasce come spin-off del Dipartimento Ingegneria Aerospaziale dell'Università Federico II di Napoli. Di conseguenza noi abbiamo una predisposizione alla ricerca e a trovare nuove soluzioni a problemi ingegneristici di ovviamente complessità via crescente. Già che giustamente stava accennando questo, ingegner Barile, le chiedo quali sono i clienti, la clientela target di Novotek? Noi possiamo in generale dare supporto alle piccole e medie imprese, principalmente sul settore in Italia, ma abbiamo delle importanti collaborazioni a livello internazionale, quindi siamo sia fornitori di una delle più grandi società di produzione di materiali per il settore aerospace, il gruppo Solvay. Appunto loro ci hanno individuati come centro di sviluppo di nuovi processi produttivi basati sulla tecnologia del composito e sull'automazione legata al composito. Inoltre siamo molto attivi a livello europeo, siamo attualmente coordinatori di due programmi di ricerca, uno in Clean Sky e un altro in generale finanziato dal Framework Program H2020. All'interno di questi progetti di ricerca abbiamo collaborazioni con oltre 10 nazioni europee diverse. C'è in particolare un progetto che si chiama Night. Esatto. Che cos'è questo progetto? Il progetto Night è un progetto che nasce, che è partito un anno e mezzo fa, uh-huh. E prevede lo sviluppo di un nuovo materiale composito termoplastico, sì. Per produrre quelle che sono le aerostrutture di nuova generazione, le aerostrutture del futuro. Civili, militari? Non c'è una limitazione, però il grande vantaggio di questo materiale è che è un materiale multifunzionale, quindi oltre ad avere le sue caratteristiche tipiche di essere una struttura appunto aeronautica, è in grado anche di dare delle caratteristiche, dei miglioramenti, perché è un materiale riciclabile, è un materiale che può essere processato fuori autoclave, quindi un processo produttivo che dà una riduzione dei costi significativa. E in più fornisce anche un vantaggio in termini di riduzione dei pesi di quello che è il velivolo, quindi è in linea con quello che è la Flight Path 2050, che è stata appunto definita a livello europeo come target a cui devono puntare tutte le aziende che guardano all'innovazione e guardano al futuro della tecnologia. Molto interessante questa cosa, devo dire la verità, perché in effetti poi sono anche temi che interessano non soltanto gli addetti ai lavori, ma anche chi ha a cuore, giustamente. Poi una delle cose importanti legate a questo progetto è che noi siamo una piccola società che coordina un progetto di circa di quasi 5 milioni e mezzo, e che coinvolge poi al suo interno anche Leonardo Velivoli. E che appunto è uno dei partner e anche altre 6 aziende e centri di ricerca e università a livello europeo. Niente male, complimenti davvero. Professor Lecce, so che puntate molto, lo abbiamo già detto, ma non è mai troppo ribadirlo, su quello che è il tema ricerca e sviluppo. Perché un'azienda come la vostra deve continuamente investire così tanto su queste due voci? Per non essere superata da quelli che sono le
diciamo, le innovazioni che si svolgono un po' in tutto il mondo. Noi che dobbiamo, sono quotidiane, si può certo, dire. Certo, certo. Diciamo, lo sviluppo in questo settore specifico dell'aerospazio è così veloce, è così, diciamo, che bisogna stare veramente dietro e non perdere il passo. Io penso che, insomma, sia importante per... noi non abbiamo, anche se la sua società sia, se la sua trasmissione si chiama Top Secret, noi non abbiamo segreti, nel senso che le nostre tecnologie le vogliamo diffondere. Divulgare. Diciamo, la settimana scorsa c'è stata una, diciamo, un gruppo di top manager della più grande impresa aeronautica cinese, che si chiama Comac. Sono venuti a visitarci proprio perché, insomma, sono interessati alle nostre tecnologie. Sì. Ma noi non ci preoccupiamo, sai? Molti dicono copiano le tecnologie, perché noi pensiamo sempre a qualcosa di nuovo. Questo sì. È stato un po' il mio leitmotiv nella mia vita, prima nell'università e poi nella gestione di questa piccola realtà, diciamo, di impresa. Certo. Cercare sempre qualcosa di nuovo. Bravo, come la pensava un po' anche Henry Ford, no? Certo. Che diceva una tecnologia deve essere di tutti per essere, certo, diciamo, un certo beneficio. Assolutamente d'accordo. Io non sono geloso di quello che ho fatto nel passato, tant'è che ho pubblicato due libri su delle tecnologie estremamente innovative, insomma, molto nuove, e su cui, per esempio, con una società importante qual è il Sevier, e che ci ha chiesto per uno di questi libri di fare una seconda edizione, perché, insomma, appunto c'è la possibilità di sviluppare e di crescere. Ingegner Barile, il vostro è un mercato internazionale, sì. Dico bene? Ci sono dei paesi in particolare a cui vi rivolgete? Allora, diciamo che in generale noi ci rivolgiamo a grandi realtà che sono, diciamo, posizionate sia a livello europeo, ma non solo a livello europeo, perché consideri che una volta che noi, diciamo, andiamo a sviluppare delle nuove tecnologie, non sempre a livello italiano non puoi avere facilmente la possibilità di qualcuno che capisce subito quale può essere il vantaggio, sì, e l'investimento, perché ovviamente lei mi insegna che per uno sviluppo tecnologico devi avere una visione di lungo termine e quindi... E non tutti ce l'hanno. Esatto, non tutti ce l'hanno. E molto spesso, diciamo, all'estero è più facile trovare aziende che credono in un vantaggio tecnologico, sì, che magari nel breve periodo non ti può dare un grosso, sì, 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 valore, ma nel lungo periodo ti può dare un risultato. E quindi per questo noi sicuramente guardiamo più all'estero da questo punto di vista. Vi dicono che nessuno è profeta in patria, quindi, diciamo, già, voi siete profeti anche in patria, però giustamente avete vita più facile all'estero, ma sicuramente negli States, sicuramente anche, insomma, nei grandi paesi. Anche in via di sviluppo, immagino, no? Certo, che stanno iniziando, certo, a investire in queste nuove tecnologie. A proposito di novità, professor Lecce, so che lei ha a cuore un progetto che verrà, che è diciamo in futuro, ma che è già molto concreto, un sogno quasi, si può dire. Sì, sì, è veramente un sogno, e si chiama Seagull, che è poi la traduzione inglese del gabbiano. Del gabbiano, ecco. Io ho avuto modo, per fatto di frequentare il mare, di innamorarmi, sì, del gabbiano. Poi ho letto anche il libro di Sepúlveda, non so se lo conosce, diciamo, che riguarda insegnare a un gatto a volare. Ah sì, la gabbianella. La gabbianella, sì. Tant'è che nel nostro gergo questo velivolo lo chiamiamo la gabbianella. Ah, ecco. Il sogno è quello di coniugare insieme le due mie grandi passioni, che sono il cielo, l'aria, e l'aeronautica e il mare. Quindi, diciamo, l'idea che perseguo è quella di realizzare un mezzo che possa contemporaneamente, diciamo, navigare in acqua, nel mare, non nei laghi come molti idrovolanti oggi fanno, e poi poter volare. Quindi, diciamo, l'idea della cosiddetta barca volante, cioè un mezzo di trasporto personale, perché è un piccolo aereo biposto, sì, diciamo, che può essere, diciamo, parcheggiato, diciamo, come una barca. Che ripiega le ali. La particolarità è questo ripiegamento delle ali,
che è un brevetto che noi abbiamo chiesto e che pensiamo di acquisire e che, diciamo, ci darà l'opportunità, insomma, di presentare a breve. Il progetto è partito un anno e mezzo fa, finanziato dal MISE, dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sarebbe una sorta di ultraleggero. È un ultraleggero, però con queste particolarità, sì. Diciamo, e in più abbiamo introdotto, pensiamo di introdurre, ma ci stiamo lavorando, anche un sistema propulsivo innovativo, cioè la propulsione ibrida. Quindi, diciamo, il mezzo sarà innovativo sia come concetto. Quindi anche elettrico? Sì, 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 è anche elettrico. Insomma. È in grado di decollare dall'acqua? Dall'acqua, credo di averlo. E siamo per, diciamo, presentare insieme a un altro gruppo di aziende un nuovo progetto, diciamo, per i prossimi anni. Progetto che, tra l'altro, ricordiamo, sarà finanziato proprio dal Ministero. Sì, dello Sviluppo Economico, nell'ambito di una famosa legge, insomma, che è la legge cosiddetta 808, che ha finanziato l'industria aeronautica. Sì. Italiana, che ha permesso di ottenere tutti i successi, diciamo, che l'industria aeronautica italiana ha perseguito. Una buona cosa fatta dalla politica, bisogna ricordarla. Assolutamente, ecco, sì, no? Io, diciamo, ne sono stato parte di questo comitato interministeriale per un po' di anni, quindi, insomma, diciamo, mi fa piacere che si sappia che c'è questa realtà, questa possibilità importante. Prego, è l'esempio di messa a frutto di quelli che sono, appunto, di tutti gli achievement che abbiamo, appunto, ottenuto nel corso di questi anni ai progetti di ricerca. Sì. Che è un aereo realizzato tutto in materiale composito, fuori autoclave, quindi con processi a basso costo, e in più, diciamo, ovviamente, oltre ad avere la caratteristica di essere, diciamo, un aereo che ripiega le ali, questo sistema è completamente automatizzato e questo lo rende unico, diciamo, per il settore. È un biposto? Al momento è biposto, però stiamo per presentare un nuovo progetto al MISE sempre. Dovrebbe essere, diciamo, il bando si conclude alla fine di questo mese, in cui pensiamo di portarla a un quadriposto. Addirittura? Sì. Bello. E con decollo verticale, cioè, diciamo, noi ci proponiamo come, diciamo, sviluppatori di questo segmento su cui stanno lavorando anche le grandi imprese, Boeing e Airbus in particolare, del trasporto personale, cioè della necessità di liberare chi ha esigenze di trasporto nelle grandi città dal traffico, da tutto quello che ne conosciamo bene, insomma, limita oggi la possibilità di movimento delle persone. Va bene, arriviamo allora al dunque della nostra trasmissione e parto proprio dal professor Lecce. Abbiamo detto che è un'azienda che non ha segreti da un punto di vista industriale, è tutto divulgativo, è tutto pubblico. Io le chiedo invece il segreto del suo successo, quello che da 40 anni e passa questa parte l'ha portata ad arrivare a questi livelli. Beh, il segreto è stato quello di... l'ho, diciamo, captato, l'ho percepito dal mio maestro, quello della passione. Cioè, diciamo, il motore principale del successo dell'azienda sta nella passione che poi riesco a, diciamo, cerco di trasferire ai giovani. Diciamo, la nostra azienda è un'azienda in cui sono tutti, diciamo, giovanissimi, a cominciare da Marco, che è direttore generale a 35 anni, e insieme con Marco ci sono anche tre altri dottori di ricerca, cioè gente che si è preparata per portare avanti idee innovative. E un altro, diciamo, segreto è quello di, appunto, di cercare di mettere insieme l'esperienza degli anziani, io mi considero tale, e con la determinazione, la volontà e la voglia di fare dei giovani. Questo è un po', diciamo, credo possa essere individuato come un segreto di successo dell'azienda. Diciamo, professore, come si suol dire, che lei è un giovane con molte esperienze. No, che si usa grazie, dire questa, grazie, questa grazie battuta, del però giovane, nel suo giovane, caso, ma credo, insomma, che sì, si è giovane dentro, insomma. Infatti, con un bel bagaglio di esperienza, assolutamente, diciamo. Assolutamente. Non da poco. Ingegnere, secondo lei c'è il segreto del successo? Sarà d'accordo, immagino. Vabbè, sì, sicuramente. Io penso che uno dei segreti che... in realtà non è un segreto, ma è un modo di lavorare, è quello di non mollare mai, cioè di non fermarsi al primo ostacolo. E quando uno fa attività di sperimentazione, di sviluppo tecnologico, l'errore è quello di pensare di avere già la soluzione pronta, o magari di pensare che al primo colpo riesce subito a ottenere il risultato voluto.
e nel nostro caso diciamo siamo abituati con passione e tenacia, diciamo, riusciamo ad arrivare a quello che è poi il risultato desiderato. Grazie allora al professor Leonardo Lecce e all'ingegner Marco Barile, grazie per essere stati con noi. Grazie per l'opportunità che ci dà di, insomma, di presentare la nostra società. È un piacere, un onore. Loro questa sera hanno rappresentato appunto la Novotech, un'azienda di Napoli, quindi ci piace parlare molto spesso qui a Top Secret anche di aziende come ce ne sono diverse che arrivano dal sud, dal centro, dal nord Italia, perché è sempre bello il campanilismo quando porta la bandiera italiana nel mondo. Domani sera alle 20.30 su Sky canale 821 con Business 24, con tutti i nostri programmi, ovviamente col sottoscritto. Non può mancare nell'agenda segnato in rosso, troviamo tutti i Top Secret.